È un momento! Manan, via della storia, manna sciappata a memoria, e scennenna, romarciapiera, manna rubata e pensiera, Manan, va chi sto mondo, non l'ha vista mai tu, e guardanna l'umanità. Un'aggio vista pietà. Io sono venuto a capo che aggio vista la disperazione nella gente mia. Abbiamo fatto la rivoluzione perché ci avevano promesso la Repubblica e invece hanno cagnato un re con altro re. Ci hanno riempito la capeglia aggio. E che si hanno rato? Tasse. Carcere, fame, ci hanno fatti più schiavi prima. E per la disperazione siamo diventati ladri, spergiuri, assassini, senza Dio né patria. E abbiamo fatto il loro gioco, perché loro ci considerano così, come cani rabbiosi, miserabili e feroci. Ma in questo destino c'è un futuro di vergogna che ricadrà sui nostri figli. Perché saranno figli di ladri, di assassini, di puttane. Ma noi ci avevamo ribellato contro questa destina. Dobbiamo combattere contro queste ingiustizie. Ma dobbiamo combattere come dei veri soldati. Dobbiamo costruire un esercito. Un esercito fatto di disperati, di sfruttati, di lavoratori traditi. Ma non siamo solo. No, assieme a noi ci sta la Chiesa. E da questo governo è stata umiliata, infangata. E poi c'è sta un re nostro, la corona, che tornerà a governarci quando avremo cacciato l'invasore. Ecco, queste sono le nuove armi. E questi sono i ducati per le paghe. Chi viene con me non deve giurare fedeltà, perché il forte non ha bisogno di giurare. E il debole tradirà qualsiasi giuramento. Chi viene con me deve giurare di andare fino in fondo, fino alla vittoria! Siamo qui nel Beneventano, in paesi piccoli che forse pochi conoscono se non quelli della zona. Siamo tra i monti del Matese, tra il Sannio, siamo tra il Casertano e il Beneventano. Siamo tra le valli dell'Appennino Campano. Siamo tra paeselli come Campolattaro, Fragneto, Monforte, Ponte, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, Guardia San Fremondi, Cerreto Sannita, e soprattutto paesi come Casalduni e Ponte Landolfo. Tra luglio e agosto del 1861 le montagne del meridione d'Italia brulicavano di briganti per l'esercito invasore, di guerriglieri invece per i popolani del sud.
Non tutti tra i paesani avevano il coraggio di salire sui monti, di vivere nei boschi, di vivere sapendo di poter morire da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, da un minuto all'altro. E quindi una buona parte dei popolani, pur restando nei centri abitati, appoggiava i briganti, li favoriva, gli dava viveri ed ogni sostegno per sopravvivere nel bosco. La supervisione di quelle terre, di quelle province, era affidata al governatore di Benevento, tale Carlo Torre, che già dall'8 agosto 1861 aveva allertato i comandi militari di Napoli informandoli dei movimenti di ribellione in quelle zone. Nel 1861 Ponte Landolfo era un paese di circa 3.000 abitanti e da 6 anni aveva come sindaco Lorenzo Melchiorre. Lorenzo Melchiorre era un sindaco già coi Borbone e un sindaco poi anche coi liberali nella prima elezione del governo costituzionale dopo il 25 giugno del 60. Come lo definisce Giordano Bruno Guerri nel suo libro Il sangue del Sud, era un latifondista corrotto, non lo dico io, lo dice il libro. Era un latifondista corrotto, abilissimo nel salto sul carro del vincitore, dimostrando tutta la sua solerzia ed abilità, applicando alla lettera i bandi vessatori dei piemontesi sui suoi paesani. Ovviamente il sindaco di Ponte Landolfo era appoggiato da tutto il patriziato e dal notabilato locale. Sotto il suo diretto controllo era la Guardia Nazionale, al cui comando c'era il liberale Achille Jacobelli. L'anima politica del legittimismo borbonico a Ponte Landolfo era rappresentata dall'arciprete Epifanio De Gregorio. Il prete aveva una vasta platea di ascoltatori tra i contadini, i pastori, i mercanti, gli artigiani e anche tra i nobili legittimisti borbonici. Aveva un ascendente particolare su alcuni combattenti, come per esempio Mariano Mandolesi, detto Martumè, che era un contadino protagonista di gesta eroiche nella resistenza di Gaeta, divenuto famoso per aver guidato la fuga di alcuni soldati borbonici da Gaeta via mare durante l'assedio. Era stato brigante al comando di Luigi Alonsi, detto Chiavone, poi passato alla banda del cerretese Cosimo Giordano, che era il capo della banda del Matese. Tra la fine di luglio e gli inizi di agosto del 1861, un gruppo di guerrieri legittimisti si presentò al sindaco di Ponte Landolfo, Lorenzo Melchiorre, e gli intimò di consegnare loro, pena la vita, una somma di circa 8.000 ducati, una somma equivalente a più di 150.000 euro attuali, di consegnare inoltre armi e viveri. Il sindaco decise però di non pagare. Escortato dalla Guardia Nazionale locale, scappò dal paese, ma prima di farlo ordinò la soppressione della popolarissima festa del patrono San Donato, che avveniva il 6 agosto e che era una festa molto sentita. Era un giorno in cui, oltre alla festa padronale, c'era anche una sentitissima ed aspettatissima fiera. Quindi il sindaco di Ponte Landolfo fuggì dal paese scortato dalla Guardia Nazionale e prima di lasciare il paese vietò praticamente di celebrare la festa patronale del 6 agosto, che coincideva tra le altre cose con una importante fiera, quindi durante la quale i contadini avevano la possibilità di vendere i propri prodotti. Questo divieto provocò la reazione della popolazione di Ponte Landolfo. Il sacerdote De Gregorio chiese appunto aiuto a Cosimo Giordano, chiedendogli di entrare in paese e di praticamente ripristinare la legalità. Quindi si verificò una delle scene
tipiche di quel periodo, cioè la banda di briganti che arriva nel paese, che viene a liberare il paese, accolta dalla popolazione festante, e i primi provvedimenti, insomma, sono quelli di abbattere i simboli del potere sabaudo, abbattere, eliminare le effigie e le immagini di Vittorio Emanuele II, ripristinare i vecchi simboli della dinastia borbonica, i vecchi ritratti di Francesco II di Borbone, che veniva ancora considerato, insomma, di fatto il re delle due Sicilie, anche se in esilio a Roma. In quel giorno di festa del 6 agosto 1861, la fiera sarebbe stata un ottimo pretesto per far entrare tutta la banda di Cosimo Giordano nel paesello del Beneventano e quindi creare grossi problemi alla Guardia Nazionale locale. Ed infatti fu proprio così. Su richiesta dell'arciprete Epifanio De Gregorio, Cosimo Giordano, con a seguito 30 dei suoi uomini, mischiandosi tra la folla festante, entrò nel paese. Accettò dunque l'invito che l'arciprete gli aveva fatto di prendere in mano il controllo del paese. La festa religiosa si trasformò così in una grande manifestazione legittimista ed un momento di sentito orgoglio nazionale. In preda a quella situazione euforica e di rabbia verso i difensori dell'esercito invasore, i guerrieri si lanciarono nei palazzi istituzionali, sede della Guardia Nazionale, nel municipio, nelle case dei notabili filosabaudi, ammazzando tutti quelli che vi trovavano, prendendo armi e munizioni dalle caserme, incendiando e devastando gli archivi comunali per rendere inservibili i registri anagrafici dove si attingevano i dati per le leve militari dei giovani paesani, ed ammazzando l'esattore delle esose tasse sabaude, tale Michelangelo Perugini. La notizia della rivolta che stava avvenendo e che era avvenuta a Ponte Landolfo si sparse subito nei paesi limitrofi, ed in particolare a Casalduni. In questo paese, nel paese di Casalduni, un paese di circa 2000 anime, confinante con Ponte Landolfo, era sindaco Luigi Orsini, un simpatizzante filoborbonico. La popolazione, appena apprese la notizia, si riversò nelle strade, abbatté il posto di guardia sabaudo, si impadronì di armi e di munizioni e bruciò ogni vessillo tricolore. Lo stesso accadde in diversi paesi vicini, in particolare a Campolattaro, dove cominciarono a confluire tutti i contadini della fiera di Ponte Landolfo. Cosimo Giordano cominciava così ad arruolare volontari per disposizione diretta di Francesco II. Si calcola che nella sola Casalduni i briganti acquisirono 169 nuovi volontari. La reazione legittimista si propagava così a macchia d'olio nei paesi limitrofi, come per esempio Guardia Sanfremondi. Intanto, a Casalduni venne sottoposto a processo popolare un notabile filosabaudo, un tale dal nome Rosario De Angelis. Seguivano assalti a carrozze con notabili e portavalori per racimolare soldi e munizioni. Il generale Cialdini allora decise di intervenire il più velocemente possibile e violentemente possibile. Prima però decise di ordinare un'operazione di perlustrazione della zona tra Casalduni e Ponte Landolfo. Fu incaricato di questa operazione il tenente livornese Cesare Augusto Bracci, con regole di ingaggio molto chiare: non doveva entrare nei centri abitati perché pericolosi, ma perlustrare la zona. Il tenente Bracci era al comando di 40 bersaglieri e 4 carabinieri. Era l'alba del 10 agosto 1861,
quando Bracci ed i suoi uomini partirono da Campobasso. Bracci non tenne conto degli ordini ricevuti e si diresse direttamente verso Ponte Landolfo. Giunto in località Borghetello, la truppa viene accolta a fucilate ed uno dei soldati viene ucciso. Il Bracci continuò ad addentrarsi in Ponte Landolfo sventolando una bandiera bianca, ma ben presto venne circondato da paesani a cavallo che brandivano roncole, bastoni e forconi. Tutto questo avveniva in località Guerrera. Alla vista dei paesani, gli uomini del Bracci cominciano a scappare ed in un primo momento si annidano all'interno della torre medievale. Alla vista di molti contadini che cominciano a circondare la torre con fare minaccioso, Bracci ed i suoi uomini decidono di uscire allo scoperto e tentare una fuga in direzione San Lupo. La strada verso San Lupo però era bloccata da uomini armati, gli uomini di Cosimo Giordano, ed allora i militari del Regio Esercito non potevano fare altro che scappare e fare rotta verso Casalduni. Dopo una marcia forzata di ore, si fermarono presso una cappella. Fu lì che vennero sorpresi da un gruppo di soldati sbandati del disciolto esercito borbonico agli ordini del sergente Angelo Pica, detto Picuazzo. Due piemontesi caddero subito, uno colpito da una grossa pietra, l'altro per un colpo di moschetto. Sarebbero morti tutti, e subito, se per un gesto di ira un soldato piemontese non avesse sparato volontariamente al suo tenente Bracci. Fu così che i soldati, che ormai erano 41, furono fatti prigionieri e portati al centro di Casalduni. Nella confusione generale si salvò un solo soldato che riuscì a nascondersi dietro gli arbusti. Prima di prendere in considerazione la sorte dei soldati piemontesi fatti prigionieri, a Casalduni fu saldato un conto interno. Il vice sindaco liberale di Casalduni, un tale dal nome Nicola Romano, fu legato ad un palo ed ucciso a fucilate. Poi si passò ai soldati. Il sergente Angelo Pica voleva salva la vita per i soldati sabaudi perché cercava di spiegare al popolo, agli inferociti paesani, che questi soldati in effetti eseguivano solo degli ordini. Ma per i contadini non ci fu verso. I paesani non vollero sentire ragioni, si fecero consegnare bersaglieri e carabinieri, li spogliarono e li fucilarono in largo Spinelli. Erano le 22:30 dell'11 agosto del 1861. Alcuni dei fucilati, chi ancora in vita, chi già cadavere, furono fatti a pezzi da falce, da scuri, da roncole, da mazze. Altri invece furono schiacciati dai cavalli lanciati al galoppo. Bisogna capire la ferocia di quella gente, che normalmente era gente pacifica. Erano gente, contadini, paesani, boscaioli, pastori, che vivevano in pace, ma che da circa 6 mesi stavano vivendo una guerra infame e che, oltre a fame, a devastazione, a privazione di ogni bene, aveva portato loro via anche l'onore di figlie, di mogli, di madri, di sorelle che venivano stuprate, violentate, di raccolti che venivano confiscati, di bestiame che veniva praticamente preso dalle milizie, imposizioni di tasse per spese di guerre. Una invasione,
una invasione che aveva portato alla disperazione questa gente che normalmente erano persone pacifiche. Naturalmente l'eccidio dei soldati piemontesi a Casalduni costituiva un fatto gravissimo. Il gendarme della Guardia Nazionale, Achille Jacobelli, benché al comando di 200 uomini, non se la sentì di sferrare un attacco contro i briganti ed i paesani di Casalduni. Preferì invece mandare un dispaccio al suo comandante in capo, ossia al generale Enrico Cialdini, un dispaccio che sanciva la morte per quei paesi, un dispaccio che così recitava. Generale della controffensiva militare ha il suo capo supremo nel generale Enrico Cialdini. L'onta del brigantaggio ci disonora di fronte a tutta l'Europa. Siamo lo zimbello degli inglesi. È arrivato il momento di finirla con questa accozzaglia barbara foraggiata dai nemici dell'Italia unita e perfino da alcune Francie vaticane. Io ordino dunque che su tutto il territorio infestato da bande brigantesche venga applicata la legge marziale e che nelle zone occupate viga il diritto di rappresaglia. Passa gli ordini al generale Maurizio de Sonnaz, tristemente famoso col nomignolo di Requiescant, per il suo grilletto facile nelle fucilazioni di briganti e non briganti. Gli esecutori materiali della rappresaglia furono il tenente Pier Eleonoro Negri, un vicentino, ed il genovese maggiore Carlo Magno Melegari. Il 12 agosto 1861 il maggiore Carlo Magno Melegari fu invitato con solerzia a presentarsi alla luogotenenza a Napoli dal generale Cialdini. Fu accolto dal generale Piola Caselli, che lo fece accomodare e gli disse testualmente: «Maggiore, lei avrà sentito parlare di sicuro del doloroso ed infame fatto di Casalduni e Ponte Landolfo. Ebbene, il generale Cialdini non ordina, ma desidera che quei due paesi debbano fare la fine di Gaeta, ossia debbono essere rasi al suolo ed i suoi cittadini massacrati. Faccia in modo che di Casalduni e Ponte Landolfo non rimanga che pietra su pietra. Ella, signor maggiore, a carta bianca è autorizzata a ricorrere a qualunque mezzo e non dimentichi che il generale Cialdini desidera che sia vendicati i soldati del povero Bracci. Infligga a quei due paesi la più severa delle punizioni e ai suoi abitanti faccia desiderare la morte. Ha ben capito?» «Signor sì», rispose il maggiore. E fu così che Carlo Melegari, con una compagnia di 400 soldati, la mattina del 13 agosto 1861 giunse a Solopaca. A mezzogiorno arrivò a Guardia San Fremondo. Alle 2 del mattino del 14 agosto la compagnia di Melegari aveva invaso San Lupo. Avvertì dell'operazione il comandante della Guardia Nazionale di San Lupo e gli ordinò di occupare con i suoi uomini il promontorio da cui si dominava la valle. Probabilmente qualcuno della Guardia Nazionale
avvertì il sindaco di Casalduni, Luigi Orsini, che a sua volta prontamente avvertì la popolazione che nottetempo iniziò a scappare nei boschi circostanti. Alle 4 del mattino il 18° battaglione di Carlo Menegari, guidato verso Casalduni da Achille Jacobelli e da Tommaso Lucente, un ricco possidente di Sepino, aveva circondato il paese. Cominciarono a sparare ed a dare fuoco alle case ed a saccheggiare. La prima casa che fu incendiata fu proprio quella del sindaco Luigi Orsini. Un certo Lorenzo D'Urso, commerciante di Casalduni, fattosi sull'uscio di casa per salutare la truppa, fu prontamente crivellato di colpi. La stessa sorte toccò a quelli che non scapparono o non riuscirono a farlo. A Casalduni vi fu solo devastazione. Le vittime non furono tante, perché il grosso della popolazione riuscì in tempo utile a trarsi in salvo, avvertita prontamente dal sindaco. Il sindaco il giorno dopo arrivò al Benevento per chiedere udienza al governatore Carlo Torre, ma come tutta risposta ebbe che venne immediatamente arrestato. Ma cosa accadde a Ponte Landolfo? Di sistemare Ponte Landolfo si occupò materialmente il tenente vicentino Pier Eleonoro Negri, un ufficiale che si era distinto nella prima e nella seconda guerra d'indipendenza nella battaglia del Garigliano. Ma dopo la spedizione punitiva di Ponte Landolfo fu nominato cavaliere dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. Poi divenne aiutante di campo di Vittorio Emanuele II, comandante militare delle piazze di Ancona e Piacenza. Poi gli fu conferito il titolo di conte. Il comune di Vicenza, da sempre, depone una corona di alloro davanti ad una sua lapide che lo ricorda. Il 13 agosto del 1861, il 13° reggimento di bersaglieri, forte di 500 uomini, si diresse verso Ponte Landolfo. La banda di Cosimo Giordano era sistemata ad appena un chilometro da Ponte Landolfo. Tentò di provocare la truppa sparandogli addosso, per attirarla ovviamente nei boschi. Ma nonostante il battaglione Negri si sia accorto dei colpi di fucile provenienti dal fitto delle colline, non seguì nella boscaglia i briganti, ma si diresse direttamente verso il centro abitato di Ponte Landolfo, perché il comando ricevuto era quello di esercitare il diritto di rappresaglia sulla popolazione civile disarmata e di incendiare e devastare il paese. Che cosa fecero a Ponte Landolfo? Accerchiarono il paese, radunarono chi sapevano essere dalla loro parte, poi ammassarono fieno e legna secca presi dalle stalle e li posero sull'uscio delle case e poi gli diedero fuoco. Il fumo e le fiamme stanarono i poveri sventurati. Appena questi uscivano dalle loro case in fiamme, per il fumo, per la devastazione, per il trambusto, venivano sommersi dai colpi di fucile e sventrati dalle baionette. I soldati inferociti andavano all'assalto come degli indemoniati, al grido piastre, piastre, volevano denaro, insomma, oltre che il sangue di quegli abitanti. Restano memorabili, per stigmatizzare la barbarie di quello che accadde, la barbarie delle truppe sabaude, gli episodi che capitarono al povero Nicola Biondi, un contadino di 60 anni, legato ad un palo della stalla da 10 bersaglieri. Prima uccisero la moglie, Maria Ciaborri, poi si divertirono violentando ripetutamente la figlia Concettina, di appena 16 anni. Dopo atroci sevizie, venne squartata dalla baionetta di un bersagliere che poi uccise anche il povero Nicola.
Un certo Santo Pietro, spaventato dai rumori, dal fumo, dalle fiamme, uscì sull'uscio di casa con il figlioletto piccolo in braccio. Alla sua vista i bersaglieri gli tolsero il bambino dalle braccia e lo sventrarono con la baionetta e poi uccisero anche il padre. È noto anche il fatto di Maria Izzo, una bella ragazza attenzionata dai bersaglieri che, indispettiti dai suoi ripetuti rifiuti e dalla sua reazione violenta, pare avesse graffiato il volto di un liberatore nel tentativo di difendersi. Ecco, per tutta risposta i liberatori le mozzarono le mani e poi la uccisero. Leggendo il diario di due testimoni oculari, quali il bersagliere Carlo Malgolfo e le memorie di Angelo De Witt del 36esimo fanteria dei bersaglieri, le cose che abbiamo descritto risultano drammaticamente vere ed indifendibili. Agosto, Pier Eleonoro Negri comunicò al governatore di Benevento, Carlo Torre: ieri mattina all'alba giustizia fu fatta contro Ponte Landolfo e Casaldoni,
essi bruciano ancora. No, un atto di rappresaglia. Fu un atto di rappresaglia senza dubbio, però fu un atto di rappresaglia di inaudita violenza e fu un atto su cui buona parte della storiografia per tantissimo tempo non ha voluto indagare, non ha voluto raccontare. Fu una giornata, fu una brutta pagina per Ponte Landolfo, ma fu una brutta pagina anche per il processo di unificazione, una di quelle pagine nere per cui dopo 150 anni la Repubblica ha dovuto necessariamente fare ammenda, ha dovuto chiedere scusa. Ponte Landolfo si è presentato, il Giuliano Amato, in qualità di presidente del comitato che celebrava i 105, che organizzava le celebrazioni per i 150 anni dell'unità, e ha chiesto scusa a nome del Presidente della Repubblica per quei fatti, tant'è vero che è stata apposta in Ponte Landolfo anche una lapide. Quell'atto fu un atto di violenza inaudito e insensato, insomma ci fa riflettere molto anche su quelle che sono oggi le condizioni del dibattito storiografico e anche del livello, se vogliamo, di civiltà di uno Stato così quale, insomma, l'Italia, che dovrebbe analizzare più a fondo questi elementi che sono costitutivi della propria storia. Where's your end?
così come basterebbe sottolineare il gravissimo episodio capitato ai fratelli Rinaldi di Ponte Landolfo. I fratelli Rinaldi erano due giovani che si erano imbevuti di idee liberali, uno era un avvocato, l'altro era un commerciante. Erano convinti del processo unitario come di un processo di unificazione nazionale vera, un processo che portasse ad una emancipazione sociale e politica e ad un miglioramento delle condizioni di vita e ad una unificazione dei territori della nazione finalizzati alla nascita di una nazione unita veramente. Questi erano gli ideali cui credevano questi due fratelli ed erano dei liberali. Questi due ragazzi, due giovanotti, due giovani uomini, quando si recarono da Pier Eleonoro Negri a chiedere spiegazione di cosa fosse avvenuto nel loro paese, perché si fosse dato fuoco a tutte le case del paese e perché si fosse compiuta quella strage, il Pier Eleonoro Negri in tutta risposta praticamente li fece fucilare. Quest'uomo che viveva pacificamente, tranquillamente nella sua Ponte Landolfo fino al 1860, dopo il 15 agosto 1861 si è trovato praticamente tutto il paese distrutto, la sua casa bruciata e saccheggiata, i suoi due figli morti. Noi siamo preceduti innanzi dicendo che i governi non consentiti dai popoli erano illegittimi e con questa massima, che credo e crederò sempre vera, abbiamo mandato a farsi benedire parecchi sovrani italiani. E i loro sudditi, non avendo protestato in alcun modo, si erano mostrati contenti del nostro operato e da questo si è potuto scorgere che ai governi di prima non davano il loro consenso, mentre a quello succeduto lo danno. Così i nostri atti sono stati consentanei al nostro principio e nessuno ci può trovare da ridire. A Napoli abbiamo cacciato ugualmente il sovrano per stabilire un governo sul consenso universale. Ma ci vogliono e pare non bastino 60 battaglioni per tenere il regno. Ed è notorio che briganti o non briganti tutti non ne vogliono sapere. Mi diranno, e il suffragio universale? Io non so niente di suffragio, ma so che al di qua del Tronto non ci vogliono 60 battaglioni, al di là invece sì. Si deve dunque o cambiare principi o cambiare atti e trovare modo di sapere dai napoletani una buona volta se ci vogliono sì o no. Capisco che gli italiani hanno il diritto di far la guerra a coloro che volessero mantenere i tedeschi in Italia, ma agli italiani che rimanendo italiani non vogliono unirsi a noi, non abbiamo il diritto di dare archibugiate perché contrari all'unità. I piemontesi hanno invaso gli stati della Chiesa e voi avete autorizzato il plebiscito. Vedo che siete informato di tutto. Vi scongiuro, non lo fate. Una volta indetto il plebiscito, sarete costretto a deporre la dittatura e dovrete abdicare. No, costringerò Fanti ad abdicare, qualora avesse intenzioni ostili. Ma non capite? I piemontesi vogliono il plebiscito perché è l'esatto contrario della rivoluzione.
Il plebiscito costruisce anche l'unità d'Italia. Ah, no! Costruisce solo un Piemonte più grande. Un vecchio stato che si allarga. Con 9 province. E una volta annesse al Piemonte le province liberate, resteremo incatenati al regno di Sardegna. E tutto rientrerà sotto lo statuto albertino. Sotto la monarchia dei Savoia. Dove il popolo non ha voce. La legge elettorale piemontese concede il diritto al voto solo al 2% della popolazione per il Parlamento. Mentre invece il Senato è di nomina regia. Volete che proponga una riforma elettorale? Dovete evitare il plebiscito, che si limita a sancire solo uno stato di fatto. Noi dobbiamo unire il regno di Napoli al Piemonte per costruire un'Italia nuova, su basi nuove, di parità. E come? Con una costituente. La questione delle annessioni deve essere deferita ad un'assemblea costituente, a suffragio universale, dove tutto il popolo dovrà eleggere i suoi rappresentanti. Uomini e donne. Voi capirete che da una consultazione popolare che vede coinvolta l'Italia intera potrebbero scaturire indicazioni diverse. In che senso? Non so, forse anche nella richiesta di una forma istituzionale diversa. La Repubblica? La monarchia non è irreversibile. E ricordate, noi ci stiamo battendo per la sovranità popolare. Solo il popolo è sovrano. Il popolo. Voi parlate sempre di popolo, ma non lo conoscete. Voi conoscete l'Italia colta, ma quei letterati non si mette insieme un esercito per liberare Roma e Venezia. Per questo voi vi siete alleato al re? Io devo fare la guerra al Papa e agli austriaci. Mi servo dell'unica forte monarchia italiana. Siete voi che servite il re! È iscritto a parlare l'onorevole Bertani. Ne ha facoltà. Signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, ora, Garibaldi, con o senza il concorso della provvidenza e delle forze morali, ha liberato con la sola spada le province meridionali e questo Parlamento, senza attendere il voto plebiscitario di quelle popolazioni, si affretta a dichiararne l'annessione. A questo punto non posso non osservare il modo singolare, per non dire apertamente antidemocratico, con cui si è proceduto. Qui, a decidere il destino del Meridione, non c'è neanche un rappresentante del Meridione. Nessuno mette in dubbio la volontà unitaria degli italiani. Ma non sarebbe opportuno che a decidere i tempi e i modi dell'unificazione fossero gli italiani stessi? Quindi, associandomi ai federalisti che mi hanno preceduto, l'onorevole Cattaneo, l'onorevole Ferrari, credo di poter concludere che il voto che sarà espresso oggi dal Parlamento starà più a significare la volontà espansionistica del Piemonte che non la volontà unitaria degli italiani. Don Gaeta, ma dov'è? È tempo di semina. Seminà, addio. Che cosa? E terra sono stata bruciata, i figli fucilata. Noi tenimmano solo da stile, o brigante, o emigrante. State a vapore. Ora voi capite che se un paese ha anche 3.000 abitanti, se 500 bersaglieri lo circondano, se queste persone sono disarmate, i bersaglieri sparano su persone disarmate, praticamente che escono dalle case in fiamme, fanno una sorta di tiro a bersaglio, e questo continua per ore e ore e ore, voi capirete che per deduzione logica
i morti non possono essere 15, altrimenti dobbiamo candidamente ammettere che i bersaglieri avessero una mira pessima e che questi corpi militari italiani effettivamente non solo non riuscivano a fare la guerra contro i briganti, perché stavano in montagna e non si sono avventurati tra i boschi, ma non riuscivano nemmeno a colpire gente inerme, perché se tu per ore e ore spari su bersagli diciamo facilmente raggiungibili e in 3, 4, 5 ore di sparatoria su 3.000 abitanti mi fai 12 morti, vuol dire che tu non sai sparare. Era il giorno della festa del patrono e la gente se ne andava in processione. L'arciprete in testa e i suoi fedeli predicava che il governo italiano era senza religione, ed ecco da lontano un manipolo con la bandiera bianca inclini ad inneggiare al re Francesco. Ecco tutti quanti lì a gridare, poi si corre furibondi al municipio e si bruciano gli archivi e gli stemmi dei Savoia. Ponte Landolfo, la campana suona per te, per tutta la tua gente, per i vivi e gli ammazzati, per le donne di soldati, per l'Italia e per il re. Per sedare disordini in paese arrivarono 45 soldati, sventolando fazzoletti bianchi in segno di pace, ma non trovano nessuno. Poi mentre si preparano a mangiare, il rumore di colpi di fucile li spinge ad uscire allo scoperto e son presi tutti quanti prigionieri. Poi li portano legati sulla piazza e li ammazzano a sassate, bastonate, fucilate. Ponte Landolfo, la campana suona per te, per tutta la tua gente, per i vivi e gli ammazzati, per le donne di soldati, per l'Italia e per il re. Si arriva al comando, immediatamente il generale Cialdini ordina che di Ponte Landolfo non rimanga pietra su pietra. Arrivano all'alba i bersaglieri e le case sono tutte incendiate, le dispense saccheggiate, le donne violentate, le porte della chiesa strappate, bruciate. Ma prima che un infame piemontese rimetta piede qui, lo giuro su mia madre, dovrà passar sul mio corpo. Ponte Landolfo, la campana suona per te, per tutta la tua gente, per i vivi e gli ammazzati, per le donne e i soldati, per l'Italia e per il re. Grazie, e questa era la storia del massacro di Ponte Landolfo.